La nuova piazza di Podenzano aspetta l'arrivo degli alpini per l'inaugurazione ufficiale. Dopo 23 anni, infatti, la Festa Granda, ovvero il raduno provinciale delle penne nere, torna a ravvivare le vie del paese con la tradizionale sfilata e tanti eventi collaterali. La Festa Granda sarà l'occasione per il gruppo alpini di Podenzano di festeggiare il 79 anniversario dalla fondazione e come regalo avrà in concessione una nuova sede. Il gruppo di Podenzano, come ha ricordato il capogruppo Giovanni Carini, è stato costituito nel 1934 Conta 85 iscritti e ha già ospitato la festa Grande tre volte, nel 57, nel 76 e nel 90. Il programma parte venerdì con la rassegna di Cori al Teatro Don Bosco per entrare nel vivo sabato alle 17 con l'inaugurazione della nuova sede alpina e alle 18 in sala consigliare per il saluto delle autorità. Alle 20.30 è prevista una serata con cena e danze al Giardino Hawaii. Domenica le penne nere sfileranno in paese fino alla nuova piazza, dove alle 11 sarà celebrata la messa e consegnato l'annuale contributo Fondazione Govoni ad un'associazione benefica che opera sul territorio. Quest'anno andrà alla sofa. Alle 15 di domenica è prevista l'esibizione della fanfara alpina di Ponte dell'Olio e alle 18 si chiuderà con la Maina Bandiera. Sarà la prima festa grande da presidente per il neoeletto Roberto Lupi che sostituisce il podenzanese doc Bruno Plucani, fautore dell'indimenticabile adunata nazionale ospitata da Piacenza nel mese di maggio. L'evento podenzanese sarà impreziosito dalla partecipazione del vicepresidente nazionale dell'ANA Adriano Crugnola e di uno degli speaker ufficiali della dell'Adunata nazionale, Nicola Stefani. Per i podenzanesi, L'invito è quello di esporre il tricolore.